Se te la morde. Ma c'è il video? Benvenuti o bentornati nel canale. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Siamo io e Vince, se non lo conoscete, Vince Tech, link sotto in descrizione. Iscriviti, ovviamente. Certo, ti aspetto. Minimo. Allora, innanzitutto dateci un like subito ai miei video, e poi c'è il video anche suo che tratta questo argomento, è un argomento parecchio particolare. Importante per tutti. Importante. Dunque, like, iscrizione, se non siete iscritti, mia e sua, ovviamente. Grazie ragazzi, vi Grazie si vuole bene. Tutti. Tutto è iniziato da qui. Noi siamo a Monteriggioni. Là, dietro la camera, c'è la bellissima Monteriggioni. Vince è qui qualche giorno in Toscana. Io l'ho portato a giro. Abbiamo fatto una live che abbiamo trasmesso sulla torre. Lui è rimasto emozionato e ha detto: Vince, ti porto a Monteriggioni. Sì. Già San Gimignano è stato bellissimo, ragazzi. Monteriggioni, bellissimo. Bene, decidiamo. Abbiamo Mavic Mini, Mini 2, tutti e due. Abbiamo Air 2S e Air 2 e decidiamo di fare un volo insieme, tutto era iniziato così. Tre cazzate con la Insta 360, Paco agitato come sempre a bestia, e poi abbiamo detto si vola prima con Air 2S fuori, ovviamente fuori dalle mura, facendo una bella ripresa esterna, poi magari si fa qualche voletto con il Mini 2. Bene, e niente, tutto era tranquillissimo, bellissimo, ragazzi. Vi dico velocemente lo successo, poi vi lascio alle immagini concitate. Live di quello che ci è successo, perché abbiamo ripreso tutto il suo drone, abbiamo fatto tutte e due la checklist prevolo. È importantissimo, lo dico sempre, Vince lo dice sempre, controllare il fail safe, che il drone sia in RTH, perché a volte succede che uno non se ne accorge e non è in RTH, per cui noi abbiamo controllato sia io che lui questa cosa. Lui, attenzione, è bene sottolinearlo, aveva Android, io iOS, l'app, lui ha la 1.4.2, esatto. Io la 1.4.3, DJI Fly iOS. E niente, già i giorni scorsi con la sua 1.4.2 aveva avuto dei lag strani col Mini 2. Sì, c'erano delle immagini, non era fluido come al solito, fluido, era proprio a scatti. Esatto, voliamo, giriamo intorno fuori le mura di Monteriggioni, più o meno nella stessa posizione, non so, interferenza sì, qualcosa, sì. Il mio Air 2S, mentre sto facendo una rotazione manuale, mi perde il segnale e effettua l'RTH, poi mi riprende il segnale e io lo rinizio a riguidare. Il drone di Vincenzo invece perde il segnale e non torna più. E quello che vedrete sono le immagini concise di quello che è successo dopo un panico, ovviamente. Sicuro. Penso chiunque. Esatto, per fortuna è finita bene e lo vedrete, perché il drone è qui in mano e tutto è già successo. Ora ovviamente vi lasciamo alle immagini, vi salutiamo perché chiudiamo le immagini. Vince, reggi qui, io e lui voliamo con questo. Da oggi si vola con le aspirapolveri. Ci monto a cavallo, dagli gas. Oh, tutti pronti, vai. Via, ciao ragazzi. Thank you.
abbiamo avuto una disavventura con il Air 2. Assolutamente, sì. Stavamo volando e improvvisamente, ora vi faremo vedere poi tutta la situazione, il drone ha perso... Completamente il segnale. Completamente il segnale e non è più tornato. Io ho fatto il return to home, quindi tutta la procedura per l'attivo del return to home, che era settato... come al solito io non modifico mai questi parametri e quindi il drone sarebbe dovuto ritornare verso di me. Dopo 5 minuti che non rientrava, anche perché eravamo lontani 20-30 metri circa con il nostro drone. Praticamente il drone era... Noi eravamo a 30-40 metri dietro le mura e vedevamo il drone, all'improvviso ha perso il segnale. Esatto. E niente, non è più rientrato. A questo punto ci siamo un attimo allarmati e tramite il trova il mio drone abbiamo cercato l'ultima posizione del drone. Esatto. Quindi abbiamo seguito proprio passo passo la posizione del drone e finalmente siamo nel posto. E guardate intorno a noi qua, ragazzi, ci sono alberi, c'è un po' di tutto, guardate, diciamo così... Dove poteva atterrare? Dove cosa sarebbe potuto succedere? Cosa poteva succedere, ragazzi? Abbiamo avuto un culo parlando... Un culo della Madonna, della Madonna, lo diciamo apertamente. Perché abbiamo sentito il suono, zitti? Proviamo ad avvicinarci. Guardiamo, ecco, facciamo un po'. Guardate un po' dov'è. Budella impestata, dannata ladra. Guarda dov'è. Meno male che ho attivato, vedete, dalla mappa. Non so se voi potete vedere. Come vedete, noi siamo questo pallino blu e eravamo un po' più lontani. La freccia rossa è il drone. Il drone l'abbiamo seguito. Ho attivato, come vedete, da questo pulsante qui, il lampeggiamento sonoro per aiutarci quindi in zona proprio a recuperarlo. E questo, fidatevi, ci è stato veramente di grande aiuto, perché altrimenti non l'avremmo mai visto. In questo posto sarebbe stato veramente difficile. Adesso interrompo il lampeggiamento. Vedete, il drone ha finito praticamente di lampeggiare. Ed eccolo qua, il drone. Lo sto prendendo adesso e non so cosa potrebbe essere successo. Guardiamolo un po'. È integro. Lui ha fatto veramente un landing... Il drone ha fatto un landing di sua spontanea volontà. In questo momento, nonostante il drone ce l'ho vicino, non è connesso. Il drone non si collega all'app DJI Fly. Problemi dell'ultimo aggiornamento? Potrebbe essere. Io questo non lo escludo, perché il drone è aggiornato all'ultima versione. Quindi attenzione, anche l'app l'hai aggiornata anche alla 1.4.2. L'ultimissima. Perché la 3 ancora non c'è. Android. L'ultima disponibile su Android, chiaramente, visto che questo è un telefono Android. E sinceramente già i giorni scorsi, Simo, siamo stati a volare e notavamo qualche lag preoccupante. Esatto. Non ci avevamo fatto però tanto peso. Adesso questa cosa mi fa molto preoccupare, perché il drone è qui e non è connesso, ragazzi. Non è connesso. Non ha ripreso la connessione, perché noi, mentre ci siamo incamminati per venire a ricercarlo nella speranza che per fortuna è andata bene di ritrovarlo, il drone continuava a rimanere disconnesso, non si è più connesso. E ancora adesso è così, ragazzi, non si connette. Io posso provare in questo momento a rifare una connessione, la facciamo live e vediamo cosa succede. Datemi solo un secondo. È tutto in diretta, ragazzi, abbiamo avuto un gran culo. Allora io vado, vola. Non si vedrà probabilmente. Adesso si vede. Ecco, ha agganciato il drone. Ha agganciato anche i satelliti. Ti dà un errore IMU. Che però potrebbe essere dovuto a quello che è successo. Quindi adesso non so vedremo se si vedeva un attimo quello che sarà. Però vi assicuro che il drone si è connesso in questo istante. Era praticamente disconnesso. Era disconnesso, non ha più ripreso. E prima del decollo, e questa è una cosa veramente da evidenziare, avevamo fatto, perché io ero con il mio R2S, lui era con il suo R2, avevamo fatto tutte le verifiche pre-volo e avevamo verificato che l'RTH non fosse in overing ma fosse
al punto di, esatto, all'RTH, cioè l'RTH, ora non l'RTH, ma scusate, in caso di failsafe, di perdere il segnale, avevamo impostato che non facesse landing, non facesse overing, come si dice sempre, ma facesse ritorno al punto di decollo. Così era. Assolutamente. Peccato che lui ha perso il segnale, non ha fatto nessun tipo di RTH al punto di decollo, e l'abbiamo ritrovato qui, per fortuna, perché giustamente, non per voler fare i perbenisti, quelli furbi, ma con questi droni abbiamo volato ovviamente tutto intorno alle mura senza mai entrare perché vi ricordo che non è consentito, voglio dire, no? E per cui siamo stati alle regole, perché ricordatevi che quello dicevamo con Vincenzo mentre venivamo qua, non è tanto perdere il drone, ma è l'attenzione di un drone di questo genere che pesa comunque 770 grammi, insomma, gli esatto, pesa. La mia preoccupazione quando proprio venivamo in qua era questo, ho detto fortunatamente siamo stati un attimino con la testa e non abbiamo sorvolato il paese di Monteregioni, proprio perché possono succedere queste cose e quindi oggi è andata bene proprio perché siamo su un campo, come potete vedere, e non è successo niente, alla fine seguire delle regole e portarle avanti con la testa è molto importante, e nella prova questo incidente è successo a noi e credo che possa far scuola a chiunque, perché noi non c'entravamo assolutamente nulla, ha fatto tutto da solo. Abbiamo fatto tutte le verifiche pre-volo, abbiamo fatto tutto, abbiamo volato in sicurezza senza prendere rischi, non li abbiamo presi, ma lui questo, cioè nel senso, oltre a Paco ci si è messo anche l'Air 2. Bene ragazzi, questo video ovviamente lo vedete nel canale di Bighe, lo vedete nel canale di Vince, perché è un video davvero interessante e può insegnare tante cose, può insegnarle anche no a Vince, perché certo, alla fine io ho imparato da questa cosa in effetti, che ancora di più non bisogna fidarsi di queste macchine, perché vedete, basta poco e si può fare veramente un danno. Per quello nei nostri canali tutti noi ripetiamo attenzione alle regole e sempre volo in sicurezza. Esatto, a questo punto vi si saluta. Ciao ragazzi, meno male è andato tutto bene, tutto bene. Vi saluto. Alla prossima, e noi ora ci si caga un po' in mano. Ci si caga in mano, e anzi andrò proprio a bermi una bella birretta, che forse ne ho bisogno, forse è meglio. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima. Ciao.